Benvenuti nuovamente sul mio canale. Oggi andremo ad analizzare due friggitrici ad aria e le mettiamo ovviamente in confronto. Parliamo della Checco Fry Essential Rapid Moon e della Mandin. Vediamo insieme. Come vedete, queste due friggitrici ad aria sono molto simili tra loro, anche per via della capienza, ma vediamole bene insieme. Da questo lato abbiamo la Checco Fry, che ha 1200 W di potenza e 2,5 litri di capienza, mentre la Mandin, che è molto simile, ha invece 1500 W perché è un po' più grande, infatti parliamo di 3,5 litri. Andiamo a vederle, sono veramente molto molto simili. L'interno della Mandin è fatto appunto in questa maniera, ovvero abbiamo il cestello tondo con la griglia che andiamo appunto a sfilare. Ed eccola qua. Se magari non lo sapete, la griglia nella friggitrice d'aria è indispensabile. Generalmente possiamo avere due tipi di cestelli. Questo, quindi, che ha la griglia integrata che si può sfilare, oppure il cestello che si sfila direttamente cliccando un pulsante. In questo caso avremo sostanzialmente due cestelli, uno esterno come questo e uno più interno. In quel caso ovviamente si riduce un po' la dimensione interna, perché il cestello ovviamente sarà da sfilare totalmente proprio insieme al manico. In questo caso appunto abbiamo il classico sistema con la griglia forata, quindi come potete vedere, quindi il cibo semplicemente sta qua sopra e l'aria passa da sopra a sotto a 360 gradi, e questo permette sia di far sgocciolare i cibi magari dal proprio grasso naturale, oppure con degli oli che vengono contenuti già all'interno dei cibi, o magari anche quando andiamo ad aggiungerlo noi, quello comunque in eccesso va sotto questi fori, quindi si deposita qua all'interno del cestello e noi avremo ovviamente una cottura molto più salutare e sana. Il cestello della Checco Fry praticamente è identico, anche in questo caso vediamo la griglia. Come potete vedere il sistema è praticamente uguale, in questo caso la griglia non ha i fori come nella Mandin, ma sono leggermente più spessi, e questo permette, diciamo, confrontandole, una cottura migliore, perché l'aria ovviamente passa molto meglio in questo tipo di griglia. E in più ovviamente avremo modo di far depositare ancora meglio i grassi che comunque perdono i cibi in cottura nella parte appunto esterna del cestello. Quindi diciamo che, confrontando queste due griglie, per quanto questa della Checco Tech sia da 2,5 litri e quest'altra sia da 3,5 litri, comunque sono veramente molto molto simili, cioè la differenza è veramente minima, come potete vedere è veramente minima. Vediamo i cestelli. Come vi ho detto appunto, la Checco Fry è da 2,5 litri, che è questa, mentre la Mandin è da 3,5 litri, ma come potete vedere i cestelli sono veramente molto molto simili, questo perché comunque in friggitrici ad aria come queste non cambia di tanto quando una è da 3 litri, una è da 4 litri, ovviamente va a cambiare nettamente quando si passa da una come questa che ne ha 2,5 a una da 5,5 litri. Andiamo a misurarle, in questo modo abbiamo un'idea ancora più chiara delle dimensioni delle due friggitrici ad aria. Iniziamo con la Checco Fry della Checco Tech. In questo caso abbiamo un diametro di 19 cm. Nella Mandin invece di 20, quindi la differenza è di 1 cm lungo appunto tutto il diametro. Ovviamente quindi anche la griglia avrà soltanto 1 cm di differenza, quindi sarà sempre 19 e questa 20. Vi starete chiedendo, ma si possono mettere le teglie in queste friggitrici ad aria? La risposta è sì, si possono tranquillamente mettere. Ovviamente le teglie utilizzate solo per cibi che hanno già dei liquidi che non devono essere colati sotto. Magari vogliamo fare una piccola teglia di lasagne, possiamo tranquillamente farla. In quel caso utilizziamo una teglietta. Mi raccomando, le dimensioni della teglia devono essere almeno 1 cm, 1,5 cm più piccole rispetto al cestello. Quindi se la Mandin ha 20 cm di diametro, andremo a utilizzare una teglia da 18 cm. E nel caso della Checco Fry, che invece misura 19 cm, va benissimo una da 17 cm, quindi più o meno siamo lì. Entrambe queste friggitrici ad aria sono manuali. Quindi parliamo in questo caso di friggitrici ad aria che non hanno dei programmi preimpostati, ma appunto hanno soltanto la manopola classica del tempo e della temperatura, quindi dei gradi.
e sinceramente anche con quelle digitali che io utilizzo normalmente insieme a queste comunque manuali, io non utilizzo mai i programmi preimpostati. Perché? Perché comunque io quando faccio le ricette le realizzo in base ai tempi e gradi che ovviamente voglio io, quindi anche in base agli esperimenti che faccio in cucina. Quindi non mi servono dei programmi preimpostati, per quanto comunque quelle digitali vi abbiano. Quindi utilizzo sempre il manuale, anche in quelle che ovviamente sono digitali. Vediamole insieme. In questo caso quella della Cecotec, quindi la Cecofry, ha qua sopra, come potete ben vedere, comunque uno schema di programmi. Perché ovviamente quando magari siamo all'inizio, quindi non abbiamo idea di come si utilizzi la friggitrice d'aria, è bene avere un'idea di gradi e di tempi in base a quello che noi vogliamo andare a cucinare. Quindi qua sopra, come potete vedere, abbiamo ad esempio l'indicazione per le patate e ci dice 200 gradi 20 minuti, oppure magari le bistecche 180 gradi 10 minuti, il pollo 200 gradi 30 minuti, i crostacei 180 gradi 10 minuti e le verdure 180 gradi 20 minuti. Quindi diciamo che questi sono dei programmi che ci indica la macchina, ovviamente non sono cliccabili, ma sono delle indicazioni appunto per noi, perché è giusto comunque avere delle indicazioni. Alcune friggitrici ad aria queste indicazioni le hanno soltanto nel libretto di istruzioni, qua invece ce le vediamo direttamente qua sopra, stampate direttamente sulla friggitrice ad aria. In questo caso invece purtroppo queste indicazioni mancano, infatti qua abbiamo soltanto la manopola di gradi e la manopola del tempo. Se con questa friggitrice vogliamo sapere a quanti gradi e per quanto tempo andare a cuocere un determinato cibo, dobbiamo purtroppo andare a vedere direttamente le indicazioni nel libretto delle istruzioni. Andiamo a vedere appunto le manopole. Per quanto riguarda la Cecotec, abbiamo qua in basso il timer, quindi qua davanti è giusto effettivamente avere subito davanti, perché magari stiamo facendo cose in cucina e dobbiamo vedere quanto tempo manca, vediamo qua davanti lo scorrere del tempo, quindi da qua impostiamo appunto il timer. Invece qua sopra abbiamo i gradi, ve lo faccio nuovamente vedere e vedete appunto la manopola dei gradi. La Mandini invece ha entrambe le manopole davanti, in questo caso sono più piccole, un pochettino più dure da girare. Per quanto riguarda, diciamo, i pulsanti o comunque le spie di accensione delle due friggitrici d'aria, sono più o meno simili. In questo caso, per quanto riguarda la Mandini, abbiamo da questo lato la spia del funzionamento, che diventa rossa e rimane sempre accesa durante tutto il funzionamento. E da questo lato invece abbiamo quella che ci indica la ventola, quindi quando noi raggiungiamo la temperatura, la ventola si spegnerà e si accenderà nuovamente quando cala un po' la temperatura e deve nuovamente raggiungerla, come nel classico forno di casa. In questa abbiamo lo stesso identico sistema, in questo caso qua sopra. Come potete vedere appunto ci sono le due spie, abbiamo appunto quella del funzionamento che anche in questo caso rimane sempre accesa e quella invece della ventola, anche in quel caso appunto sempre quando raggiunge la temperatura si spegnerà e quando poi cercherà di raggiungerla nuovamente si accenderà. Quindi diciamo che queste due friggitrici ad aria sono molto simili perché, ripeto, anche se hanno un litro di differenza, comunque sono veramente molto molto simili, cambia soltanto di un centimetro. A livello di prestazioni sono veramente molto molto simili, però devo fare un piccolo appunto. Ho notato che utilizzando questa friggitrice ad aria si riscalda notevolmente la parte esterna della friggitrice, quindi appunto il corpo diventa veramente molto caldo e quasi pericoloso toccarlo. Mentre con quella della Cecotec, quindi con la Cecofry, ho notato che questo problema non c'è. Infatti, andando a controllare e utilizzandola più volte, effettivamente c'è un bel sistema di protezione dal surriscaldamento totale, appunto in tutta la friggitrice ad aria, che permette di poterla toccare tranquillamente anche quando ha finito la cottura. Invece con questa ovviamente ho dovuto stare veramente tanto attenta perché ho rischiato di bruciarmi. Ho proprio notato che effettivamente diventava molto calda, quindi anche l'ambiente effettivamente si riscalda con questa friggitrice ad aria, almeno comunque l'ambiente circostante, mentre con questa il problema non c'è. Quindi diciamo che tra le due sono entrambe comunque molto simili, quindi entrambe hanno delle caratteristiche ottime, però tra le due vince secondo me la Cecotec, quindi la Cecofry Essential Rapid Moon. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al mio canale qui sotto
e seguitemi per nuove ricette. Ciao a tutti!